Atteso per sabato, intorno a mezzogiorno, l'arrivo a Ravenna della Ocean Viking, la nave della ONG SOS Mediterranea. A bordo ci sono 84 migranti salvati in mare, più della metà, 58, sono minori non accompagnati. La città ravennate si sta preparando e il sindaco chiede un tavolo col governo. Elena Scarrone. Stamane il sopralluogo al terminal crociere del porto di Ravenna, dove sabato sbarcheranno 84 naufraghi salvati al largo delle coste libiche dalla Ocean Viking. Tra oggi pomeriggio, domani e dopodomani completeremo gli allestimenti qui al terminal. Lo schema operativo ricalca in sostanza quello che abbiamo messo in campo il 31 dicembre. Certo, avendo quell'esperienza, ecco, abbiamo messo in atto anche qualche correttivo migliorativo. L'arrivo è confermato intorno a mezzogiorno. A bordo della nave dell'organizzazione umanitaria SOS Mediterranee, tutti uomini, più della metà, 58, sono minorenni fra i 14 e i 17 anni. 70 del Gambia, 12 del Senegal, 2 da Nigeria e Darfur. Secondo quanto comunicato dalla ONG, da giorni erano su un gommone stracarico, molti di loro disidratati e in ipotermia. La rete di accoglienza a Ravenna è già satura. A differenza del precedente sbarco a Capodanno, quando la città accolse 113 migranti, questa volta, dopo i controlli sanitari e anagrafici, i naufraghi saranno trasferiti altrove, secondo un piano di ripartizione regionale e nazionale concordato col Ministero dell'Interno. Il sindaco ribadisce l'appello affinché i migranti già provati dal viaggio vengano ospitati in regioni vicine. Non si deve mai più verificare quello che è accaduto a La Spezia, dove la nave è sbarcata nel nord Italia e poi una parte significativa dei migranti è stata mandata a Foggia, nel sud. Il sindaco definisce una grande emergenza quella dell'accoglienza, in particolare dei minori stranieri. Mancano le strutture. Abbiamo chiesto più volte un tavolo col governo, spiega, un appello finora caduto nel vuoto.